Ciao ragazzi, bentornati su Spark and Fail, qui Spark, qui Fail. Ricordate la nostra nuova serie, nuova un po' di tempo fa, Nuova. le Oh, recensioni, che bello. le È arrivato il recensioni da momento. incazzati. È arrivato il momento di riprenderle. Che bello, Io non vedevo l'ora. ho qua un bel gadget, Io ho ma qua un spara... Sì, uno sparapiselli. siamo qua per parlare delle tre. Di che cosa è stata le tre E non delle 2011? quattro, ma delle tre. Non ha fatto il suono, vabbè. Peccato. Noi, vabbè, ovviamente, nintendari siamo, di Nintendo parleremo. Certo. Comunque, Allora. vabbè, anche perché delle altre presentazioni non c'è niente di speciale da dire. Ed è questo proprio il problema, perché Nintendo ha fatto una presentazione abbastanza, io dico sottotono, ma è molto più che sottotono. C'era proprio schifo. Ha presentato il nuovo Star Fox. Vabbè, zero, Star Fox È partita zero. in quinta con Sì, Star Fox. subito. Come ha detto lui, si Star chiamerà Fox Star zero. Fox Zero. Tutto il resto è un Hanno problema. fatto vedere dei giochi che saranno dei capolavori come Yoshi's Woolly World, Super come Mario Maker. Mario Maker. Vabbè, adesso non sto adesso ad elencarveli, ma sono cose già presentate. Tutto, si sapeva Cose già che hanno tutto. fatto vedere da un sacco di tempo. Niente di nuovo. Tu, ormai lui non c'entra più perché Infatti. Electronic Arts ha presentato Piante contro Zombie Garden Warfare 2, quindi c'era anche lui E ne oggi. sono contento, anche se purtroppo non lo potrò comprare. Vabbè. Comunque, tornando al nostro discorso, Nintendo, se tu hai intenzione di arrivare ad un E3 e presentare Animal Crossing Amiibo Oh Festival, no, no, che sarà un free to play, cioè lo puoi scaricare sì? gratis. Allora lo scarico. Peccato che. Peccato che saranno gli amiibo. Sì. Lo sapevo, io lo E peccato sapevo. che questa cosa non l'hanno detta all'E3. Perché se Infatti. l'avessero detto, magari la gente non l'avrebbe preso così male. Adesso mi piace già di più la presentazione, sapere che è un Vero. free to play, poco di più. Quindi se tu mi arrivi all'E3 e mi presenti Un party un game con party Animal game, Crossing. cioè tutti si aspettavano, vabbè adesso noi due non siamo fan, grandi fan di Animal Crossing, ma so che la gente si aspettava un nuovo Nuovo capitolo Animal su Crossing. Wii Però c'è Home Edition sul U. Sì, Home 3DS. Designer, Home quel Design, cazzo che cazzo che che è. Abbiamo visto che usciva il personaggio dal municipio, da quello che era, abbiamo detto Animal Crossing su Wii U, oh finalmente i fan. Poi vediamo che comincia a camminare sul tabellone. Porca troia. Che poi vabbè, lo proveremo. Sì, vabbè, tanto è gratis. Ci Però. vorranno gli amiibo, boh, le carte. Tanto le carte costeranno 2 euro. Ci costano Spero. 2 centesimi. Spero. Spero. Comunque. Però dai. Poi una serie di giapponesate, una Sì. dopo l'altra. Pam 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 pam. Non so io cosa succede. In quel momento non mi tocca più Anche. niente io. Adesso, anche sto nuovo Fire Emblem che fa il Fates. crossover insieme Sì. a Shin Shin Megami Megami Tensei. Tensei. È vero? È una bella giapponesata che è stata presentata insieme a Yokai Watch, che tra l'altro è uscito un casino di tempo fa Watch, sì. e lo Poi portano è un adesso in altro da Europa. cantare, un karaoke. Sì, ma veramente tutti i titoli di Boh. rilievo tipo meno uno. E Poi si poi arriva alla bomba. sarà la Poi si arriva. bomba delle tre, perché come penso sappiate, seguendo il nostro canale, io sono un grande fan di Metroid e Io lo sto assaporando lui pian piano lentamente. glielo sto facendo scoprire. Tutti si aspettavano un nuovo capitolo, anche Retro Studios era al lavoro su qualcosa che sfruttava un nuovo motore grafico e usciva su Wii U, a Non parte che si Retro Studios non si è visto. è vista niente di Retro Studios, è sparita. Ma che cosa è stato presentato? Metroid Prime, hanno osato stuprare questo titolo, Prime. Federation Force. Allora, intanto non c'è Samus, È già qui. intanto è un gioco che punta sul multiplayer. Ed è un gioco che punta sullo sparare piuttosto che sull'esplorare, come al solito dei Metroid Prime. Non spara È tutto. diventato una specie di sparatutto online. No, beh, non dico online perché comunque è Sì, cooperativo. beh. Però non è Metroid Prime questa roba. E non è neanche Metroid. E non è È nessuno dei una due. cosa a parte che di cui nessuno sentiva il bisogno. È uno, sì, diciamo Ma era spin-off. per tappare il buco, non sapevano cosa Sì. mettere, allora. È uno spin-off che cronologicamente si svolge insieme alla saga Prime. Stesso Per lasso di fortuna, tempo. infatti, almeno a che fare loro. Sì, più o In meno. parte. Ma allora, intanto non me lo dovevate presentare alle tre come avete fatto. Perché a parte che la grafica, vabbè, che è una delle cose che prima si Oh! vedono, assolutamente non Oh! ha colpito Che perché i filmati schifo! erano realizzati male.
La grafica in game invece devo dire che poi ho visto qualche gameplay, è fatta bene. Le animazioni sono fatte bene, tutte ste robe. Sì, beh, di primo impatto a me faceva schifo. E anche uguale, io non avrei mai detto che quello sarebbe stato Metroid. Anche perché Metroid, come sappiamo, di grafica sono il massimo della piattaforma. Sì, vero, vero. Persino The Ram, la grafica era bene. Stupendo, bellissima. Ha fatto qualche texture. Se Nintendo avessi presentato questo gioco in un altro contesto e in un altro modo, la gente non l'avrebbe preso così male. In un direct, fai un direct, cioè, se lo presenti. Se te lo fai vedere alle 3, così. Alle 3, così, in quel modo. Importante per i videogiochi. Ma poi, in che modo l'ho fatto vedere, sto ripetendo. Cazzo, quello di proprio del nulla. E subito dopo ho fatto vedere il minigioco che ci sarebbe stato dentro, Blast Ball, che non è altro che una specie di calcio futuristico che devi sparare una mega palla gigante e farla entrare in una porta. Ma ci stanno ste cose, ma non puoi presentarmele in questo modo. Sembravano quasi due giochi distinti. Sì, non lo so. Cioè, io tutto sbagliato è stato. Per fortuna c'è sempre un bel Mario Luigi Super Paper Jam. Mario Luigi quello che mischia. Mario Luigi non si vedeva da un orale. Po'. Paper Mario non si vedeva da un po'. Allora mischiamoli insieme. Ma ci sta, questa è una cosa stupenda. Però è una cosa geniale che io, meno male, spero che arrivi presto, primavera 2016, perché lo voglio quel gioco. Idem. Manca troppo. Adesso, vabbè, noi non siamo qua a giudicare i giochi prima che escano, ma vogliamo solamente dire che visto, da come li fate vedere. Sappiamo che poi usciranno direct che ci direte questo è un gioco spettacolare, quindi dovrete comprarlo, perché sicuramente voi fate sempre così. Sempre, ogni volta succede così. Però dai ragazzi, cioè, è un E3, dovete fare bella figura. Se non fate bella figura alle 3, non so. Pensando che c'erano Gears of War, Fallout, nelle altre conferenze. Uncharted 4, c'era... Sì, Mass Effect che ha fatto... Mass Effect che non mi viene a parlare perché 30 secondi di video in computer grafica in cui non si capisce niente, che da 2 anni praticamente che l'hanno presentato. Però, questo nuovo Zelda per Wii U, ho saputo che i video dei nuovi trailer sono già pronti. Ma è stata una vostra scelta non mostrarla alle 3. No, l'hanno presentato, l'hanno presentato. Questi sono tutti i punti a favore, eh? No, veramente. Tra l'altro, come ho visto delle azioni della Nintendo, sono calate... Hanno fatto un bel calo. Guarda, che sicuramente torneranno su. Non potevo aspettarmi altro, perché... Sicuramente torneranno su dopo le 3. Però intanto si è presa una bella botta, questa bella conferenza qua che avete fatto. Veramente uno scivolone proprio... Che se lo sono cercati. E non dovevano cercarselo. No, se non mi sono spiegato bene, voglio solo dire che le azioni di Nintendo dopo le 3 sono calate del circa meno 2,36%. Sì, che non è tanto. Però... Non è tantissimo, ma comunque. Non dico che. Non potevano permetterselo. Non possono permettersi questi errori con una console che va già male. Esatto, cioè, perché la Wii U non sta vendendo quel granché. Purtroppo, anche se lo merita di vendere la Wii U, perché tira fuori, sforna dei capolavori e avrà ancora da dare, come ci hanno assicurato. Spero. Anche se a questo E3 non hanno presentato molto, ricordiamoci che comunque le tre di Nintendo dura tutti gli anni, perché è l'unica che fa il direct. Rispetto sì, almeno ti tiene aggiornato per tutti gli anni e non una volta all'anno come le altre, questo è vero. Però comunque le 3 è importante, cioè sarebbe dovuta tenersi un po' di bombe da annunciare. Io mi aspettavo un nuovo DLC di Mario Kart, personalmente. Ma Mario Galaxy 3? Mi aspettavo un nuovo Mario Galaxy, ci supera Mario Galaxy 3 io. Ma magari anche non Galaxy, un nuovo Mario 3D. Anche perché è saltato già un anno di Mario Series. 3D World arriva dal 2000. È andata così, purtroppo. Niente. L'anno scorso mi aveva deluso abbastanza. Perché non vedevo quella bella cosa in Splatoon, però adesso è uscito. Sì, l'anno scorso hanno annunciato Splatoon, Capitan Toad, Yoshi. Tutti i giochi che tu avresti detto, ma che cosa sono ste robe? Ma stiamo scherzando. Però alla fine sì. E invece sono usciti. È andata bene, però questa volta no. Cioè noi possediamo sia Splatoon che Capitan Toad, quindi... Però... Questa volta... Quest'anno... È difficile vedere le cose buone in quest'anno sì. Sicuramente si tireranno su in qualche modo, perché l'hanno sempre fatto e lo faranno sempre. E speriamo che comunque le 3 dell'anno prossimo, visto che ci hanno da presentare NX e altra nuova roba, nuovo Zelda, speriamo che si riprendano le 3 dell'anno prossimo. E che quei direct comunque tirino fuori un bel po' di informazioni buone e succulente per noi. Normale. Detto questo, vogliamo finire la nostra recensione. Yeah. Come abbiamo già detto, speriamo bene. Hanno giocato bene. Hanno giocato bene, adesso un po' meno bene. Bene, però vabbè. Ci riprenderemo.
Al prossimo video, ragazzi, continuate a seguirci sul nostro canale. Spark and Fake. In arrivo grandi quantità di video per l'estate, visto che comunque certo, con la scuola avevamo molto meno tempo libero. Va bene, al prossimo video, gente. Ciao, ragazzi.